Buongiorno a tutti, oggi ho una chicca per voi interessante e curiosa, soprattutto un po' meno per chi in realtà gli è capitata questa problematica. Mi chiama un cliente e mi dice: ma avvocato, è normale che io, non sapendo niente, mi ritrovo sul mio conto corrente Banco Posta un meno 14 milioni e 600 mila euro? Cioè, gli hanno fatto un saldo del conto corrente in negativo per più di 14 milioni. Premesso che il cliente non sa nemmeno da quale parte del mondo possa essere giustificata una cosa del genere, perché è una persona ordinaria, normale, e quindi non è un soggetto che movimenta chissà quali importi o situazioni. E dice: mi arriva questa comunicazione e vado in Poste immediatamente. Il direttore di banca dice: ma io non so niente. Dice: come non so niente? Se il direttore della banca chiama da qualche parte, si attacca al telefono, chiama eccetera, e nessuno gli sa dare niente. Sta di fatto che dal conto corrente registrato nei server di Banco Posta, e voglio rammentare che Banco Posta è una banca a tutti gli effetti, ancorché le Poste Italiane svolgano un'altra attività e funzione, è una banca e come tale dovrebbe sapere il perché, il per come, di cosa succede su il conto corrente di un, appunto, un correntista. Sta di fatto che è arrivata questo tipo di comunicazione: meno 14 milioni è a saldo di meno 14 milioni. Ora, premesso che uno abbia un debito con qualcuno, fosse anche l'Agenzia delle Entrate, e gli fanno un pignoramento, il pignoramento al limite arriva fino a rasare il conto corrente. Cioè, hai 20.000 euro, ti pigliano, ti pignorano, ti bloccano i 20.000 euro, ma non è che se il pignoramento di 14 milioni vai sotto di 14 milioni si blocca quello che è la disponibilità sul conto corrente. Bene, sto poveraccio si è trovato con questo tipo di problematica e dice: che devo fare? E io gli ho detto: guarda, aspettiamo delle evoluzioni, perché qui le soluzioni possono essere dovute al fatto, attacchiamoci all'errore informatico. Ma se fosse veramente un errore informatico del Banco Posta, ci sarebbe di che preoccuparsi, vuol dire che i nostri dati non so fino a che punto sono corretti, visto che sono manipolabili o oggetto di errori di così grave situazione e circostanza. E voi capite che meno 14 milioni uno lo nota, e se fosse meno 14 euro e meno 140 euro? I più attenti se ne accorgono anche di queste piccole somme, ma chi non è così attento? E quanti sono i conti correnti? Milioni? E 140 euro per milioni di conti, quanti soldi fanno? Ma saperlo, da questo punto di vista. Vi saluto, grazie di avermi tenuto compagnia stamattina. Buongiorno a tutti.